Buon pomeriggio a Paolo Renzetti. Paolo. Sì, siamo all'interno dell'Universo Sport Center, del centro commerciale Universo di Silvi Marina. Siamo in una delle sale della palestra con il direttore generale del centro sportivo Lamberto Calore. Grazie, grazie per averci ospitato nella vostra palestra. Allora si ripartirà, lo possiamo dire subito, il 25 maggio si potrà tornare a fare attività sportiva all'interno delle palestre e anche delle piscine, perché voi in questo complesso sportivo davvero bello e molto grande, avete una palestra, un centro benessere e due piscine. Sì, noi siamo molto contenti di ripartire e niente, siamo riusciti in questo periodo a riassettare un po' tutte quelle che erano i parametri secondo le normative, secondo quelle che sono le direttive che sono state emanate fino a pochi giorni fa. Problema maggiore, diciamolo subito, nelle palestre e anche nelle piscine riguarda soprattutto il distanziamento sociale tra i soci, i vostri clienti che fanno attività sportiva sia nella palestra che in piscina e poi la problematica degli spogliatoi. Andiamo per ordine, Ma guardi, distanziamento sociale. una piccola premessa è quella di aver ottemperato a tutte quelle che sono le operazioni di sanificazione, cioè quelle che dovevano essere, che noi facciamo di routine, a dire il vero, quindi vanno alla sanificazione delle condotte delle uta dell'aria fino a quelle che sono i volumi dell'impianto, a tutto quello che era prescritto. Quindi questo per dare la certezza, la tranquillità e soprattutto la sicurezza a percepire un luogo, una palestra, un impianto sportivo in sicurezza. La nostra struttura ci permette di poter offrire la possibilità agli utenti di vivere un distanziamento oltre le misure che sono state emanate, quindi i 7 metri quadri in piscina più che i 2 metri quadri, perché come vedete qui in palestra noi gli attrezzi già sono distanziati di oltre 2 metri, siamo già a 2 metri e mezzo, 3 alcuni, quindi questo ci permette di svolgere un'attività molto molto confortevole, in modo confortevole. Lo spogliatoio qui ci sarà un capitolo da aprire, perché bisognerà capire come gestire l'afflusso, come cercare di far vivere lo spogliatoio nel modo più, pur mantenendo le distanze che sono state emanate, le ultime che sono di 1 metro, ma lo spogliatoio diventa proprio un luogo di transito, di entrate e di uscite, quindi vedremo come poterlo gestire in questo senso. Vogliamo anche precisare che per vostra ovviamente decisione lo spogliatoio potrà essere utilizzato dal 25 quando riprenderà l'attività, ma non ci sarà l'uso delle docce. Dunque si arriverà, ci si spoglierà, si farà attività, si tornerà negli spogliatoi, ci si vestirà e si tornerà a casa. Sì, guardi, noi abbiamo fatto questa scelta iniziale per capire quale sarà il flusso e i tempi delle quali le persone necessitano. Si era partiti con le normative un mese fa, un mese e mezzo fa, dove addirittura gli spogliatoi sarebbero rimasti chiusi. Il problema della doccia, diciamo, essendo in un periodo estivo, può essere in qualche modo, come si dice, ammorbidito, magari non bypassato, e noi cercheremo assieme ai nostri clienti di capire come fare a rendere il loro approccio all'attività che vogliono fare nel miglior modo possibile. Però abbiamo organizzato delle aree neutre dove velocemente ci si potrà cambiare e ci si potrà mettere in condizione di fare attività, pur rispettando delle norme, che è quella del cambio dell'utilizzo di scarpe in modo specifico, quello di riporre l'abbigliamento dentro le proprie borse o dei sacchetti di nylon personalizzati, e l'utilizzo assolutamente degli armadietti prima di poter entrare a fare attività. Nulla sarà come prima anche per andare in palestra e soprattutto dal 25 per venire in palestra bisognerà prenotare. Sì, Questa è la noi notizia, diciamo, sì, più sarà un importante. modo completamente diverso come approccio da quello che c'era prima. Noi metteremo a disposizione i nostri clienti, che potranno contattarci, anche quelli, diciamo, non ancora associati, verranno introdotti nel My Wellness, che è questa piattaforma attraverso la quale ci si potrà prenotare secondo gli orari e la disponibilità dei posti, cioè secondo la disponibilità della sala o del corso, quindi sia esso che sia in acqua, sia per il nuoto libero e sia per le lezioni di qualsiasi tipo, oltre che nella sala,
diciamo di cardio fitness che viene utilizzata in modo molto più diluito, molto più libero. Direttore, vogliamo spiegare anche a beneficio, soprattutto a beneficio dei nostri telespettatori, all'interno della palestra l'utilizzo degli attrezzi e soprattutto dei pesi, dei manubri che vengono diciamo utilizzati da più persone? Diciamo subito che voi richiedete l'ingresso dei vostri soci già con i guanti. Guardi, faccio una brevissima premessa. Tutti i comportamenti, ovviamente noi contiamo di avere a che fare con un'utenza attenta e disciplinata, quindi già vuol dire portare il proprio asciugamano. Metteremo a disposizione, come già può vedere, dei supporti per poter ognuno pulire l'attrezzo che ha utilizzato. Consiglieremo e supporteremo questo, l'uso dei guanti per tutti i tipi di attrezzi dove vanno usate le mani, quindi noi consigliamo, cioè obbligheremo a portare, a mettere ad indossare i guanti, perché altrimenti diventerebbe uno stillicidio usare l'attrezzo, non pulirlo, oppure pulirlo e il successivo dover aspettare. Senza dimenticare che noi durante tutto il giorno attueremo ad intervalli, con tra l'altro in modo anche certificato con dei registri, quelle che sono le sanificazioni più generali e più idonee all'utilizzo degli spazi. Direttore, parliamo della piscina, perché ovviamente la piscina presenta delle criticità, ma presenta anche dei benefici, perché l'acqua clorata è sicuramente non agevola facilita il contagio. Hai detto giusto, nel senso che il vero valore che c'è nella piscina è l'acqua clorata, che praticamente dà la certezza del non contagio in acqua. È ovvio che anche lì ci saranno tutti i comportamenti da attuare per arrivarci in acqua. Il distanziamento sarà diverso da quello dell'attività a secco, quindi saranno 7 metri quadri per le attività, diciamo, di nuoto, e noi abbiamo per fortuna una piscina che ci permette di poter soddisfare sia le esigenze. Vogliamo specificare, chiedo scusa se la interrompo, avete due piscine, due vasche da 16 e 25 metri. Metri con 8 corsie, quella da 25 metri e diciamo una 15 metri per 6 che è quella piccola. Per trasferire bene questo concetto è che in movimento possiamo sia soddisfare l'utenza, diciamo, non agonistica che quella agonistica, e riteniamo che anzi ci auguriamo, perché sarebbe un grosso risultato vedere tanta gente che può venire a nuotare. La cosa importante è che chi verrà a nuotare, avrà prenotato, sarà sicuro che potrà fare la sua attività e quella per cui ha pagato, ecco, non ci saranno limitazioni in questo senso. Prima di salutarci, dicevamo proprio in apertura, palestra, piscina, centro benessere, per disposizione governativa il centro benessere per il momento dovrà restare chiuso. Per il momento l'attività è sospesa, attendiamo le nuove disposizioni. Ci auguriamo anche, io volevo fare un augurio, un bocca al lupo a tutti i nostri colleghi, le altre palestre, le altre piscine che apriranno, perché comprendiamo e siamo tutti coscienti che è un momento molto, molto difficile durante il quale bisognerà misurarsi non solo con un problema solo, diciamo, tecnico, ma anche economico, e quindi sarà un periodo molto duro, ma insomma, dalle riunioni, dagli incontri che ho avuto, vedo che tutti sono animati da grande voglia di riprendere. Speriamo che tutto questo venga confortato dall'adesione di utenti e di gente che avrà voglia di rimettersi in forma e venire a fare movimento e attività. L'ultimissima, direttore, prima di salutarci davvero, siete stati chiusi per oltre 2 mesi, sì. Come disposto anche dalla normativa, voi rimborserete con dei voucher questi 2 mesi, sì. Quasi 2 mesi e mezzo di mancati allenamenti, certo, nella vostra palestra. Utilizzo, il nostro cliente può stare tranquillo, nel senso potrà continuare ad usufruire del suo abbonamento prolungandolo, potrà interromperlo se ha terminato di utilizzarlo, e gli verrà emesso su sua richiesta, che bisognerà ottemperare una procedura, c'è bisogno di una richiesta, noi metteremo un voucher del valore economico di quello, diciamo, di quello che il cliente non ha usufruito, e potrà spendere entro un anno all'interno del nostro impianto lo stesso valore del quale è stato rimborsato.